Si lavora alla riattivazione del dissalatore di Porto Empedocle. Il capo della Protezione Civile regionale, Salvo Coccina, è stato in sopralluogo a Porto Empedocle con il dirigente generale del Dipartimento regionale tecnico, Duilio Alongi, il capo del Genio Civile, Rino Lamendola, il capo della Protezione Civile regionale, sezione Agrigento, Calogero Crapanzano, e tecnici specializzati per definire quanto necessario alla riattivazione dell'impianto. Poi Coccina ha incontrato al comune il sindaco Micichè. È stato ribadito l'impegno al reperimento di nuovi pozzi e all'attivazione di quelli esistenti. E Concina a tal proposito ha spiegato: ho confermato la disponibilità della Regione a continuare a collaborare con il Comune di Agrigento e con l'AICA, così come fatto in queste settimane, per la ricerca dei pozzi e per consentirne la riattivazione. Il sindaco Micichè ha sottolineato: mai come adesso l'unione fa la forza. Una collaborazione sinergica e costante tra tutte le parti preposte a ricercare le migliori soluzioni è la ricetta più adatta per raggiungere risultati concreti e duraturi. E adesso, nel merito di tutto ciò, ascoltiamo il sindaco Franco Micichè. Ieri il direttore Cogina ci è venuto a trovare dopo aver fatto un sopralluogo a Porto Empedocle per avere contezza della sito dove c'erano i dissalatori per il nostro territorio, massima collaborazione da parte della Regione, da parte del direttore Cogina. Si sta lavorando, noi stiamo lavorando, ecco, per utilizzare i pozzi già esistenti, qualcuno di questi dal 1970 nel territorio agrigentino, quindi ancora prima di ricercare i pozzi. E stiamo cercando di poter utilizzare quelle esistenti, e sono tanti, sono più di 20, e poi anche di lavorare insieme anche in collaborazione con la Regione per quanto riguarda proprio il dissalatore. E la mia volontà è quella di accelerare i tempi anche cercando nel mercato mondiale delle aziende che possono essere competitivi professionalmente, ma anche nei tempi. Già ad aprile, quando incontriamo Musumeci, portare una relazione a firma di tutti i sindaci della provincia, e proprio le ultime due pagine di questa relazione parlava proprio del dissalatore di Porto Empedocle. Io ne ho parlato tanto e ho insistito tanto, forse non sono stato ascoltato prima, adesso invece sono stato ascoltato. La rete idrica, devo ringraziare anche qui il presidente Schifani perché sta facendo un'anticipazione sui soldi di sviluppo e coesione nazionale del ministro Fitto. Anticipando questi soldi noi potremmo immediatamente accorciare i tempi, quindi penso che a ottobre potremmo riprendere l'inizio dei lavori che già erano stati affidati all'impresa che aveva vinto la gara. Quindi, e siccome i giorni lavorativi impegnati devono essere 300, io penso che nel giro di un anno Agrigento potrà avere la sua rete idrica. Vi dirò di più, mi voglio impegnare anche come comune e grazie anche all'interessamento di Cocina nel risolvere il problema di quelle perdite idriche in settori dove il rifacimento della rete idrica non è contemplato.